Salve, sono Raijo, newser del sito di Non ho voglia di scrivere news, e sono qui a parlare della mia classifica personale dei tre giochi che mi sono più garbati nel 2015. Prima di tutto facciamo una premessa. I giochi di cui parlerò sono quelli che ho finito durante l'anno e non quelli che ho iniziato e sono ancora in corso. Tra quest'ultimo possiamo vedere Xenoblade Chronicles X, Dragon Ball Xenoverse oppure Skyrim. Direi quindi di iniziare con Sonic e il Cavaliere Nero. Titolo uscito per Wii nel 2009, è un gioco abbastanza diverso dai soliti Sonic 3D che possiamo trovare in circolazione. Intanto Sonic va automaticamente all'interno dei livelli. Infatti te potrai solamente dirgli in che direzione andare, quando attaccare i nemici, quando fare i salti, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa particolare, la storia è un po' diversa dal solito, infatti Sonic viene rinchiuso all'interno del mondo di Realtù, perché è successo un casino, Realtù è diventato malvagio, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno si potrà potenziare il livello di Sonic, si potrà selezionare diversi personaggi giocabili, non all'inizio, tra cui Shadow versione Artuosa, il Blade, Knuckles e altri personaggi della saga. E boh, direi di dire altro, se non che questo capitolo è abbastanza particolare, quindi i fan della saga l'apprezzeranno di più rispetto agli altri, ma anche gli altri possono goderselo tranquillamente. Altra cosa di cui vorrei parlare è il secondo, che è Rodea the Sky Soldier. Ovviamente parlo della versione Wii, visto che la versione Wii U del gioco l'ho toccata una volta e mai più toccata quando c'ho il titolo. La versione Wii è abbastanza particolare, un gioco così diverso dal normale non l'avevo mai visto, anche se si ispira a Knights, che all'incirca di meccaniche sono le stesse, la differenza è che Knights non ti dà questa sensazione libera che ti dà Rodea, hai un grande spazio 3D e puoi volare all'interno di questi livelli, attaccare nemici, fare combo, fare tantissima roba che... Anche la storia è abbastanza particolare, che parla di Rodea che dopo 1000 anni dalla volta in cui si è andato in letargo, si risveglia e deve salvare questo mondo. I filmati fatti testualmente, ma con i personaggi stile anime, sono carinissimi da vedere. Anche i livelli sono davvero belli da affrontare, cioè non so esprimermi quello che devo dire quando ho provato questo titolo e vi dico assolutamente di provarla, almeno la versione Wii, perché come ho detto quella Wii U l'ho toccata una volta e poi basta, quella Wii è troppo bella. Passiamo quindi all'ultimo gioco di cui vorrei parlare e non è un vero e proprio gioco ma è un DLC, quindi spero che vada bene, è Shovel Knight Plague of Shadow. Allora, come già detto, non è un vero e proprio gioco, ma è così ampio da considerare, si può considerare un titolo a sé stante per di più gratuito. Il gioco parla infatti delle cose ha fatto Plague Knight durante l'avventura di Shovel Knight, il mitico cavaliere con la palla di cui anche l'amiibo. I livelli sono strutturati in maniera diversa rispetto a quella di Shovel Knight, nel senso sono i soliti in pratica, però resi così diversi da renderlo unico quell'avventura. Quindi puoi utilizzare diverse abilità perché Plague Knight utilizza la magia a differenza di Shovel Knight, tanto che i livelli, come ho già detto, diventano completamente differenti. Anche i boss sono ben strutturati, ben realizzati e anche gli eventi all'interno della storia sono davvero carini da leggere, tanto che secondo me, a mio modesto parere, l'avventura di Plague Knight è superiore a quella di Shovel Knight, senza ombra di dubbio. E visto che quest'anno dovrebbero uscire altre tre storie dedicate ad altri tre personaggi, non vedo l'ora di giocarmeli tutti e tre. Quindi direi che con questa top 3 è finita e spero di rivederci in un video, che vi avevo promesso tempo fa, però chissà mai se li farò. Ciao!